Bentornati al consueto appuntamento con la rassegna stampa della Rad Abruzzese. Siamo al numero 36 del 9 novembre 2014, Vivere indegnamente, il titolo con la foto di uno stralcio di una partita dell'Amicacci, squadra di basket in carrozzina, gli editoriali di Salvatore Coccia, direttore proprio della Rad Abruzzese, la forza del dialogo e il suo editoriale sul il rischio serio della rassegnazione, quindi della supina accettazione di tutto, tanto le cose non cambiano, in parte riportato anche in quello dell'editoriale di destra di Marco Calvarese, Voglia di vivere, che facendo riferimento all'eutanasia volontaria a cui abbiamo assistito nella scorsa settimana, è sbagliato, perché se questa la si vuole far passare per morte dignitosa, significa che chi resta in vita affrontando la sofferenza è una persona che vive indegnamente. La seconda pagina è Don Gabriele Orsini che ci propone la nostra vita ultraterrena, la memoria dei defunti è mistero di sofferenza e morte ma scopre un segreto di gioia e pace, mentre da Montorio il paese si prepara a festeggiare gli 80 anni del suo parroco, questa è la festa che si svolgerà domenica proprio 9 novembre, tanti auguri Don Nicolino, Don Nicola Iobbi, il parroco di Montorio, nella diocesi tra scienza e coscienza, la pastorale universitaria diretta da padre Francesco Malara ci presenta giovedì 20 novembre l'appuntamento nell'aula 15 del campus universitario di Costa Sant'Agostino, la facoltà di giurisprudenza, sotto il titolo guida di quest'anno le sfide della modernità tra scienza e coscienza, il titolo dell'argomento che verrà trattato proprio è diritto e famiglia, prospettive storiche e provocazioni contemporanee. Consueto appuntamento con le monache benedettine della clausura di Sant'Atto che ci spiegano le letture e il Vangelo della domenica 9 novembre, in tre giorni farà risorgere il Tempio, dedicazione della Basilica Lateranense, questa è questa domenica, mentre Francesco Di Felice ci racconta la sua esperienza con Paolo VI, diario di un incontro con un santo, la grazia di servire Papa Montini, l'agenda del Vescovo e l'annuncio della morte di Carmela Gambacorta, ricordata proprio dai gruppi di preghiera di Capetù di Teramo. Mentre in quarta pagina uno sport italiano, le spigolature di Martino De Aspiano ci raccontano una pagina ironica. Doppio argomento proprio spending review, parola al responsabile INAS CISL di Teramo, Marco Valente, la legge di stabilità taglia i patronati, mentre è Pio Basilico che firma il Job Act, l'onda lunga della crisi, autunno caldo, inverno di fuoco, si domanda l'editorialista della Rad Abruzzese, secondo me di Lilia Ferraioli le vie del Signore sono infinite, mentre le riflessioni di Luciano Verdone, l'anticristo. Guerra, il rapporto dell'ONU fotografa la situazione nel Medio Oriente, giovani attratti dalla violenza dell'ISIS e la riflessione di Nicolino Farina, mentre dal forum delle associazioni familiari Unioni Civili, la proposta della relatrice Cirinnà, pietra d'inciampo per serio confronto sociale. Occhio alla carta di circolazione, Gabriele Cappelletti ci presenta la nuova normativa per gli autoveicoli, mentre dalla provincia 16.000 firme consegnate a Di Sabatino e D'Alfonso, il punto nascita ospedale di Atri, si difende in questo modo. Presentando una petizione, l'ultimo lavoro di Monsignor Francesco Di Felice, il libro Teologia e Storia, presentato nella colonna laterale, mentre la 12ª edizione di Musica e Arte della Sala Trevisan, note e colori di un evento e tutto il programma che si svolgerà a partire proprio dal 15 novembre 2014 di Giovanni Corrieri, la vita quotidiana di Azzinano Annunziata Scipione, la realtà annunziata di Anna Brandiferro, invece il libro postumo di Raimondo André, Completezza e coerenza poetica, mentre Gabriella Esposito Maria, il libro di Giovanna di Luciano, Il Padre Nostro come senso della vita. Dal territorio, Parco Gran Sasso Monti della Laga, la pianta del Sudafrica che minaccia il territorio, i rischi dell'espansione del senecio africano, mentre a Teramo è Pietro Chiarini che scrive per l'associazione Teramo Nostro, ricordando la scomparsa dell'artista Italo Rodomonti. La Space Art perde un suo grande esponente, una sua opera è esposta anche all'ingresso della provincia, del Palazzo della Provincia. Teramo, progetto provinciale per educare e aiutare gli studenti contro bullismo, spaccio e consumo di droga, istituito un progetto proprio provinciale ma anche un numero nazionale 43002, un sms per dire no a droga e bulli.
dalla diocesi Alfai Salotto, Amorosa Mattei, Claudio Sterinati, La guerra tra potere e cultura, mentre il ricordo di Franco Fedele, 1914-2003, di Giovanni di Giannatale, La musica è vita. L'ultima pagina è dedicata al rapporto di aiuto alla Chiesa che soffre, libertà religiosa, peggiore la situazione nel mondo, i cristiani i più perseguitati. Ricordando anche la petizione hashtag migliori si può, come anche le parole possono uccidere, noi ci salutiamo e ci vediamo la prossima settimana.